riguardo alla bellezza, al benessere. Datemi, quando iniziate a vedere la diretta, datemi qualche input se si vede, si sente bene, così possiamo partire. Allora, oggi siamo già alla puntata 29, quindi 29 giorni insieme qui sulla pagina Visinforma a condividere insieme contenuti che riguardano lo yoga facciale, ma anche tanti altri contenuti interessanti che abbiamo visto fino ad oggi, sia che riguardano la vista, la riflessologia facciale, abbiamo imparato tanti esercizi di yoga facciale, abbiamo imparato a come riordinare la casa. Come muoverci in movimento libero e naturale. Quindi abbiamo avuto tanti, tanti ospiti e anche oggi ci aspetta un ospite molto interessante. Quindi adesso aspettiamo ancora un attimino che iniziate a collegarvi e poi vi presento subito l'ospite di oggi. Ok, vedo che tutto funziona, vi state collegando bene. Come state intanto? Scrivetemi intanto che aspettiamo ancora qualche istante per collegarci e per iniziare. Scrivetemi un po' se state facendo yoga facciale, l'allenamento che abbiamo fatto qualche giorno fa intanto. Ok, vedo i like, quindi questo funziona. Ok, bene, vedo i primi commenti, quindi ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, pian piano ci stiamo raggruppando e oggi, come vi ho anticipato, abbiamo un ospite che è sempre collegato almeno secondo me, comunque collegato al mondo della bellezza. Sapete che qua sulla pagina Yoga Facciale principalmente tonifichiamo i muscoli del viso e provvediamo, diciamo, alla bellezza della pelle e della muscolatura. Ma una volta che la persona ha visto il nostro viso, i nostri occhi, poi quando apriamo bocca e sorridiamo, l'altra cosa che vede di noi sono proprio i denti, il sorriso. Ed ecco perché oggi abbiamo un odontoiatra qui con noi che ci parlerà appunto proprio delle cavità orali. Quindi do il benvenuto qui sul palco, diciamo, virtuale. Francesca Romana Nardelli, adesso Francesca ti collego. Eccoli, eccola. Eccoci. Ciao, buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi sulla pagina Visinforma. Ciao, buon pomeriggio a te, Petra, grazie per avermi invitato e buon pomeriggio a chi ci sta seguendo. Quindi sono felicissima di essere nuovamente tua ospite. Grazie, mi fa davvero tanto piacere, anche perché, come ho detto, è vero che la prima cosa che uno vede dell'altra persona è il viso, la pelle, gli occhi, ma appena dopo, appena inizia a parlare, è molto molto importante anche il sorriso, i denti, quindi la cura, della bocca. Ecco qua che abbiamo un'esperta in questo settore. Molto brevemente, per chi non ti conosce, quindi tu sei odontoiatra, hai iniziato già dall'età dei 18 anni diciamo, a lavorare in questo settore. E hai una laurea come igienista e anche come odontoiatra, quindi complimenti. Io seguo la tua pagina e mi piace anche perché sei molto attiva anche nel ricercare sempre il benessere, e lo stare bene, quindi anche questo è molto molto importante, anche l'informazione che dai ai tuoi clienti, a chi viene nello studio da te, quindi questo è veramente un'ottima cosa. Non fai solo il lavoro, ma anche lo formi in qualche modo, così. L'informazione, certo. Sì, Esatto, questo è. perché sono fermamente convinta che si può ottenere un buon risultato se si lavora insieme. Quindi non deve essere il paziente che passivamente, diciamo, accetta le terapie, ma deve collaborare e soprattutto il medico deve dall'altra parte capire bene quali sono le necessità, i sogni, gli obiettivi del paziente per camminare di pari passo e poterlo guidare nel modo migliore. Benissimo. Intanto ci hai preparato un bellissimo video già in anteprima, uno spoiler per bellissimo, complimenti, grazie, per anticiparci quello che è di cui parleremo oggi. Tu dicevi nel video appunto un argomento molto interessante che è l'alterazione ormonale che soprattutto le donne Sì. abbiamo, chi è nella fase che ha il ciclo oppure anche nella fase della menopausa. Ecco. Puoi adesso spiegarci un pochino a cosa intendi e cosa può comportare questo nella cavità orale? Certo, Ti avviso allora anche che sono attrezzata, come hai detto tu.
Bravissima, anch'io. Le nostre amiche si sono organizzate, quindi mi raccomando, trovate assolutamente lo spazzolino che utilizzate normalmente, non quello nuovo, quello che usate normalmente, che avete usato stamattina, così lo controlliamo insieme. E poi appunto uno specchio da tavola oppure lo specchio del bagno e appunto poter... Scusate un attimo. Beppe, non sento nulla. Scusate, perché siamo anche qui un po' in casa, quindi ci sono le sovrapposizioni. E allora vi dicevo, quindi spazzolino che usate normalmente, specchietto e pronti a conoscere la propria bocca. Perché questo? Faccio un piccolo preambolo, è un po' una mia fissazione. Avete capito che io lavoro nel mondo del dentale da sempre. E basta vedere i tuoi denti che abbaiano proprio. Si capisce che sono una psicopatica della dentatura bella e curata, però è salute, è sinonimo di salute. E tante volte questa cosa viene un po' sottovalutata, no? Quindi si pensa ai denti più che altro come qualcosa di estetico, invece dei denti e una bocca in salute comporta tutta una serie di miglioramenti a livello della salute, proprio a livello sistemico, a 360 gradi. E quindi da qui l'idea di appunto vedere insieme, di imparare a conoscere poche cose della propria bocca. Allora, noi abbiamo il tema essenzialmente è quello delle alterazioni ormonali. Ovviamente in tutte le cose che diremo oggi, diciamo c'è una particolare attenzione riguardo al sesso femminile, perché noi nella nostra vita ovviamente abbiamo dei grossi sbalzi ormonali, quindi sia quando abbiamo il ciclo mensilmente che quando entriamo in menopausa, i nostri ormoni schizzano costantemente, quindi c'è sempre una grossa oscillazione. Le problematiche però di cui parlerò io, che essenzialmente portano alla malattia parodontale, infiammazione gengivale e malattia parodontale, riguardano comunque anche gli uomini, anche i maschietti. Quindi non, la causa non sarà un'alterazione ormonale, ma saranno essenzialmente placca e tartaro, che poi nelle donne, quindi con la componente ormonale, diciamo che vengono un pochino velocizzati alcuni processi. Quindi ciò che diremo per quanto riguarda l'igiene orale vale uomo-donna, mi raccomando. Quindi mettete anche i vostri mariti, fidanzati, tutti lì accanto con lo spazzolino e lo specchio, perché queste sono informazioni che possono essere utili a 360 gradi. E Oh, anche... scusami se ti interrompo, che Sì. c'è già una domanda se anche la gravidanza incide sui denti. Certo, anche la gravidanza, perché anche lì ovviamente abbiamo delle grosse alterazioni ormonali. Diciamo che fondamentalmente gli ormoni di cui parliamo noi sono gli estrogeni, il progesterone, che hanno delle grosse oscillazioni. Sono diversi ovviamente, cioè in gravidanza tendono ad aumentare, in menopausa tendono a ridursi. Ma diciamo che alla fine sono sempre oscillazioni ormonali che comportano fondamentalmente gonfiore delle gengive, edema, per esempio nella menopausa c'è il discorso della secchezza, della riduzione della salivazione, mentre nella gravidanza c'è un aumento della salivazione. Quindi ci sono sempre delle oscillazioni, ma sicuramente ciò che diciamo vale anche per la gravidanza. Gravidanza e allattamento. Se vogliamo cominciare da lì, Petra, gravidanza e allattamento, che cosa può succedere? Diciamo che la cosa che vediamo maggiormente è intanto che con quello che può essere ad esempio la nausea nei primi mesi ci può essere anche la necessità di mangiare un po' di più, di mangiare soprattutto più dolci. E quindi un po' quello che si sentiva dire dalle nonne, ogni figlio un dente perso, in realtà è che forse in quel periodo ci si prende un po' meno cura di noi. E quindi è per questo che poi possono insorgere carie o malattia parodontale, proprio per questo motivo. Anche perché c'è anche un'altra credenza che quando siamo in gravidanza siamo quasi intoccabili. Quindi se hai mal di denti, se hai le carie, se devi fare l'igiene, no, si rimanda tutto a dopo, che il dopo significa 9 mesi di gravidanza, più magari l'allattamento. Quindi diventa un tempo enorme che può essere in grado di portarci a sviluppare delle problematiche, delle carie che magari da piccole diventano molto grandi, la malattia parodontale che può avere un'evoluzione molto rapida e poi vi farò vedere, giusto, abbiamo preparato con Petra due immagini, appunto giusto per farvi rendere un pochino conto di che cosa si parla. Ecco, vediamo se ci sono altre domande sulla gravidanza, poi Petra, quando mi vuoi interrompere. No, 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 cioè, solo alcune dicono che sono già attrezzate con specchio e spazzolino, Lo però. vedo, sono bravissime le tue sono brave, io non riesco a averle così brave.
Fantastiche. Le anche hai l'altra volta mi sono sentite detto molto, quindi sono disciplinati. molto molto molto, sono già impostate. Allora, bene, quindi diciamo a grandi linee il discorso della gravidanza è essenzialmente questo. Per quanto riguarda invece il discorso menopausa o comunque alterazioni durante il ciclo, quindi mensili, perché noi siamo molto esposte, no, ovviamente, e questi picchi di estrogeni, appunto progesterone, fanno sì che appunto si possa avere una maggior tendenza all'infiammazione gengivale. Questo che cosa comporta? Se voi per esempio iniziate a guardarvi allo specchio, cominciamo già l'esercizio, prendete già lo specchio, quindi lo prendo anch'io, prendiamo lo specchio e ce lo mettiamo vicino. E intanto una prima cosa che vi chiederei, senza scriverlo perché poi c'è un problema di privacy, però guardate, contate quanti denti avete in bocca. Quindi vi sembrerà una sciocchezza, però capire quanti denti abbiamo. Da dove si inizia a contare? Ve lo dico su. Allora, si inizia a contare. No, è una cosa seria questa, perché vi spiego, perché questa è una mia fissazione. Quando arriva il paziente in studio da me, la prima cosa che si fa è capire com'è la tua bocca. Quindi io gli do proprio lo specchio e tutti rimangono pietrificati dicendo: no, ma che ci devo fare con lo specchio? Ti devi guardare. Perché? Ditemi se non è vero, quanti di voi sono abituati a lavarsi i denti con la testa nel lavandino? Quindi magari per non schizzare sullo specchio, o girano per casa, c'è chi si fa la doccia e intanto si lava i denti. Quindi è tutto un mondo quello dello spazzolamento, che invece implica, vediamo se qualcuno ci dice chi è che si spazzola i denti per esempio con la testa nel lavandino per non schizzare. E quindi in realtà non sai cosa stai facendo. È come se noi, faccio sempre questo esempio, volessimo truccarci gli occhi e metterci il mascara guardando da un'altra parte o girando per casa. Chi lo potrebbe fare? Nessuno, giusto? Giusto. E con gli uomini invece faccio l'esempio del fare la barba, che di solito me lo provano e dicono: sì, ma io non mi guardo. Infatti guardi come se l'ha fatta male. Quindi è molto importante osservare, vero? Ok, Francesca già mi dice che è vero. Quindi intanto già abbiamo fatto una cosa fantastica: imparare a capire che dobbiamo guardarci allo specchio per osservare i nostri denti, e già lì cambia completamente la nostra percezione della bocca. Quindi prima cosa, appunto, si diceva: cominciate a contare quanti denti avete, iniziando dall'incisivo centrale, quindi da qui, aspettate che io sono contro, qui dall'incisivo centrale andando indietro. Io per esempio ne ho 28 di denti, quindi inizio dall'incisivo centrale, vado indietro arrivando fino al settimo, incisivo centrale, arrivo di qua fino al settimo, sotto incisivo centrale arrivo fino al settimo e dall'altra parte. Quindi ognuno avrà il numero di denti che ha e va benissimo. Quello che mi interessa è prendere la percezione, perché una volta in cui avete visto quanti denti avete e come sono posizionati, perché ad esempio un dente storto, io ho un dentino storto, dov'è? Di qua, uno di qua. Questo dentino storto io me lo devo ricordare, perché quando vado a spazzolare i denti o a passare il filo interdentale devo cercare di ovviare a questa posizione alterata, e questo è già un dato importante. L'altra cosa che potrete notare osservandovi allo specchio è quella dello stato dei tessuti. Adesso vi faremo vedere un'immagine, se riusciamo con Petra. E vi facciamo vedere intanto... Allora, se mi guardo, tolgo una... C'è Maria Laura che dice: se mi guardo la bocca mi impicco. No. Ascolta, Maria Laura, anche se tu dovessi avere delle problematiche, però... tutto si può comunque mettere sotto controllo, devi solo prendere consapevolezza ed affidarti ad un bravo dentista che ti possa accompagnare. Quindi cerca il dentista che ti dia fiducia e che capisca quelli che sono le tue necessità. Allora, dunque, invece, scusa un attimo Petra, invece mi lavo i denti guardandomi allo specchio, soprattutto, perfetto, benissimo, bene, brave, vedo che siete molto brave. Spazzolino elettrico, poi dopo ne parliamo. Allora, vi volevo far vedere intanto questa immagine. Allora, questa immagine che cosa ci fa capire? Ci fa vedere dei tessuti sani, quindi volevo darvi un parametro per rendersi conto di come è un tessuto sano. Se noi non abbiamo un punto di riferimento, non siamo in grado poi di valutare appunto se il nostro tessuto è nel range della norma o meno. Se voi guardate questa immagine, l'immagine in alto, dove c'è scritto tessuti sani, e dove ci sono quelle due freccettine gialle, le vedete? Quelle due freccettine gialle stanno ad indicare quelle piccole invaginazioni. Se voi ingrandite l'immagine,
vedrete che ci sono come tanti piccoli puntini. A cosa corrispondono questi puntini? Questi sono un parametro importantissimo che sta a significare salute delle gengive. Quando questi puntini, queste piccole invaginazioni che potete notare mettendovi davanti allo specchio, avvicinandovi allo specchio e asciugando il tessuto con un Kleenex, ecco che se vedete quelle invaginazioni corrispondono, vedete il disegno sotto, a tutta una serie di fibre che partono dalla superficie del dente e lo ancorano all'osso oppure lo ancorano alle gengive. E quindi le invaginazioni corrispondono a queste fibre, che sono delle fibre collagene elastiche, che ancorano la gengiva al dente. Quindi per questa è una situazione di salute. Petra, se vuoi ritornare possiamo anche togliere l'immagine. Quindi Eccoci. questa immagine, eccoci, questa immagine ricordatevela perché è un'immagine fondamentale che sta proprio ad indicare lo stato di salute dei tessuti. Quindi ognuno di voi che ha lo specchio davanti si guardi con un pochino di luce, cerchi di asciugare un attimo la gengiva e di vedere se nelle varie zone vediamo questo aspetto, si chiama a buccia d'arancia. Diciamo che la gengiva in condizioni di normalità dovrebbe avere, dicono nei testi, color rosa corallo, quindi un po' il colore che abbiamo visto in quella foto, in quell'immagine, e l'aspetto a buccia d'arancia, che sta proprio a denotare salute. E che cosa succede? Vuoi farmi qualche domanda, Petra? Proseguo. No, no, puoi andare avanti. Leggo cosa scrivono qua principalmente sullo spazzolino, ma quello abbiamo detto, vediamo dopo. Certo. Capoline. E quindi adesso vi volevo un attimo portare a fare questa brevissima analisi della vostra bocca, perché questo veramente è un punto fondamentale. Nel momento in cui cominciate ad essere consapevoli e non vi nascondete dietro il ma io so di avere una bocca che non va bene, ho delle carie, ho delle cose, ecco, se sai di avere questo problema, affrontalo. La cosa, diciamo, importante è quella di trovare il professionista che ti dia fiducia. Quindi mettiti subito alla ricerca, se già non lo hai, del professionista di fiducia che ti possa accompagnare lungo questo percorso. E va fatto perché se aspettate sapendo di avere delle problematiche, le problematiche non potranno guarire da sole, ma indubbiamente, inevitabilmente, tenderanno a diventare sempre più grandi. Ed è lì che poi, dopo, io lo so che molti di voi dicono che i dentisti sono brutti, cattivi, si spende tanto e non va fatto. Ripetete con me, i dentisti sono buoni. No, tu sei brava perché poi alla fine comunque vi darò il link così potete andare a vedere anche sulla pagina di Francesca. Lei mi piace perché lei proprio veramente fa una formazione ai suoi pazienti e gli spiega tutto a cosa devono fare attenzione. A noi ci hai fatto una piccola lezioncina, ma sulla tua pagina invece fai tante dirette dove spieghi diversi concetti e questo secondo me è molto molto importante perché la maggior parte delle persone va dal dentista, apri la bocca, ti fai i lavori e ciao e paga. Esatto, E invece esatto. E non capisci cosa sta succedendo. Questa cosa qui, a parte l'ho sempre fatta, ma è nata soprattutto ed è aumentata questa necessità di consapevolezza nel paziente, soprattutto perché io ho una specializzazione anche in pedodonzia, quindi lavoro anche sui bambini piccolissimi, dove ti rendi conto che se il bambino, paradossalmente, è che il bambino più spaventato, a cui io faccio le terapie come faccio sull'adulto, quindi complessi uguali, e poi si ritorna a parlare degli ormoni, però è buffo come vedendo il bambino che capisce cosa gli devi fare. Quindi io gli faccio vedere gli strumenti, glieli faccio toccare, glieli metto in mano e lì cambia la cosa. E un bimbo una volta, un bimbo di 4 anni, una volta mi disse: ma io adesso non ho più paura perché adesso so cosa tu fai. Eccola, è questa. Ho visto i tuoi bambini che ogni tanto pubblichi qualche foto, si divertono da te, Si veramente. divertono, sì. È un mondo meraviglioso. Il mondo dell'odontoiatria è bellissimo. Per questo, il mio sogno è che tutti i pazienti, le persone, vadano dal proprio dentista, non necessariamente da me, ma dal proprio dentista, avendo un'immagine positiva di questa professione, perché siamo utili e quando ognuno di noi cerca di fare il massimo per il proprio paziente, è bellissimo per noi ed è bello anche per i pazienti. Allora, torniamo ai nostri ormoni che saltellano. Allora, non so se c'è una. Vuoi che Sì, risponda a una poi domanda o vediamo le faccio io? domande perché parlano di piombo, delle amalgame e così via. Finiamo prima il discorso degli ormoni, delle gengive, Ok, poi vediamo le eccolo qua. domande.
Benissimo. Allora, per quanto riguarda, quindi abbiamo detto, intanto stiamo parlando appunto delle gengive, siamo partiti dalle gengive sane. Appurato che voi vi siete guardate e avete un po' capito se le vostre gengive sono come quelle che abbiamo visto nell'immagine oppure sono invece, virano verso un colorito più rosso, un aspetto un po' più gonfio, e adesso vi faremo vedere un caso un po' limite, nel senso che vi faremo vedere le immagini di una paziente, aspetta ancora un attimo Petra, di una paziente di 58 anni, nemmeno, cioè una donna giovane comunque, che ha sempre aspettato perché non sentiva dolore. Perché? La fregatura qual è dell'infiammazione gengivale? È che non è come una carie, che dove noi abbiamo a un certo punto dolore, diciamo no, io devo andare dal dentista per forza, sia quel che sia, devo farmi curare. Purtroppo l'infiammazione gengivale, che poi si trasforma in malattia parodontale, e vi spiegherò poi brevemente quali sono le caratteristiche, non dà dolore, non ha una sintomatologia dolorosa, ma la sintomatologia è il sanguinamento quando vi spazzolate i denti, se andate a toccare le gengive, quello è già un sintomo che siamo nella fase attiva, quindi non c'è dolore, non aspettatevi il dolore, non aspettate di pensare di sentire dolore per bene, ok, andrò dal dentista, perché questo non lo otterrete mai. Quello che otterrete sarà avere i denti che a un certo punto cominciano a muoversi, e quando cominciano a muoversi è un gran problema, perché vuol dire che non c'è più l'osso. Ed è in questo caso che, vi dicevo, le alterazioni ormonali hanno un ruolo importante, soprattutto dalla menopausa in poi. Quindi vi dicevo, l'aspetto che dovete osservare allo specchio sono gengive un po' più gonfie, che perdono l'aspetto a buccia d'arancia di cui abbiamo parlato prima, quindi le vedrete più gonfie, più lucide, sanguinano facilmente, e potrete vedere degli spazi, dei, diciamo, buchini neri, si chiamano proprio triangoli neri, tra un dente e l'altro, segno che le papille interdentali, cioè questi spazi triangolari di gengiva che chiudono lo spazio fra un dente e l'altro, si sono riassorbiti. Perché? Perché si è riassorbito l'osso sottostante, quindi la gengiva appoggia sull'osso, e se la gengiva sale è perché sta salendo l'osso, appunto, o si sta abbassando, quindi c'è una modificazione nello spessore dell'osso su cui la gengiva poggia. Adesso vi faccio vedere questa paziente, che spero non turbi nessuno, abbiamo scelto un caso non particolarmente brutto, io ne ho tantissimi, io fotografo tutti i casi che arrivano in studio, perché? Perché devono vedere, altro discorso, quello che abbiamo fatto prima, il paziente deve vedere quella che è la sua situazione. In questo caso che cosa vi sto facendo vedere? Vi sto facendo vedere appunto la bocca di questa signora, come vi dicevo, giovane, assolutamente una donna giovane, tra l'altro una bellissima donna, ben truccata, ben curata, ben vestita, che non conoscendo la sua bocca si portava dietro una situazione come questa. Allora, che cosa vedete? Vedete quello spazio, vedete la freccia in basso sulla foto, sta a indicare quello che è quel triangolo nero di cui vi parlavo prima, che sta a farci capire che lì c'è un problema di osso retratto. In più, che cosa vediamo? Che la gengiva è gonfia, la vedete? È più arrossata, è lucida, ha perso completamente quell'aspetto a buccia d'arancia. Addirittura in alcune zone qui vedevamo proprio il sanguinamento spontaneo, cioè non andava nemmeno toccato, sanguinava già direttamente. Al lato che cosa vedete? Vedete una radiografia. Perché? Perché voglio farvi vedere quello che può succedere. Perché osservando questo paziente, la bocca di questa signora, che ripeto, una bellissima signora, molto dolce, molto carina, molto curata, lei non aveva assolutamente la minima percezione di quello che stava accadendo. Perché è venuta in studio? Perché il cane le ha tirato una testata su uno degli incisivi e questo incisivo ha cominciato a muoversi in maniera pazzesca. Allora lei lì ha avuto la percezione che stava succedendo qualcosa. Vedete la linea rossa sulla radiografia? Sta ad indicare quello che era in origine il livello dell'osso. La linea gialla sta ad indicare quello che è il livello dell'osso attuale. La paziente non aveva sintomatologia, zero. Questi denti sono tutti mobili. Petra, guarda se puoi tornare adesso. Molto interessante. Eccoci che torna Petra. Ecco, ti serve ancora la foto? La teniamo? O no, vuoi che... se non ci sono domande... No, penso sia molto chiara la foto. Ecco, e ripeto, io veramente faccio queste dirette, le dirette sulla mia pagina con il cuore, perché non vi rendete conto del fatto che nessuno ha la percezione
veramente della malattia parodontale. Voi considerate che quasi l'80%, 80% delle persone, uomini e donne, vanno incontro a malattia parodontale. E basterebbe così poco, basterebbe pochissimo. Io ci sono, io lavoro già, come vi dicevo, sui bambini e porto i bambini, gli faccio proprio un protocollo dove da bambini prendono cura della loro bocca, ogni 6 mesi vengono a fare l'igiene e li accompagno man mano che crescono, poi cambieranno anche gli intervalli, perché una paziente come quella, una volta, giusto per darvi un'idea, in cui viene fatta la terapia parodontale, cioè immaginatevi come una pulizia super, super, super approfondita. Con quella paziente abbiamo lavorato 6 ore, ok? Quindi è Certo. una. Tu ogni quanto consigli di fare una pulizia dei denti, un'igiene della Allora, bocca? dipende dalla situazione. Se non ci sono problemi parodontali e diciamo si parla di persone che hanno tra i 25 e i 30 anni, ma con la bocca che deve essere veramente a posto, si può fare l'igiene ogni 6 mesi. Non una volta l'anno, quando me lo ricordo, no, ogni 6 mesi se avete la bocca a posto. Perché? Perché se ci sono delle carie attive, se ci sono delle altre problematiche, se avete poca salivazione, non è assolutamente sufficiente una volta ogni 6 mesi. E poi arriviamo anche a questo tema. Quindi diciamo, normalmente io, per esempio, che non ho problemi di alcun tipo, perché come dicevo, sono una psicopatica dell'igiene orale, io Infatti me c'è li qualcuno curo. che ha chiesto come fai ad avere dei denti così bianchi. Me li curo tanto. Però dicevo, io me la faccio ogni 4 mesi l'igiene e non ho problemi parodontali. Quindi per dirvi perché? Perché si sa che l'intervallo che serve ai batteri per riorganizzarsi, cioè dal tempo zero oggi faccio l'igiene, a quando i batteri si sono, hanno riaderito alla superficie del dente, si sono riorganizzati e hanno fatto ripartire l'infiammazione gengivale, ecco che occorrono circa 4 mesi. Quindi è per questo che non si dovrebbe mai dire vai ogni 6 mesi, a meno che non hai la bocca perfetta, perché 6 mesi fa sì che ci sia quella finestra di 2 mesi nella quale sei completamente fuori controllo. E quindi in realtà il paziente magari è convinto di fare tutte le cose nel modo corretto, ma in realtà la sua bocca non è sotto controllo. Quindi di Ecco. solito ci sentiamo, almeno io dalle mie parti sento spesso che una volta all'anno basta, e invece. La 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 la. Non lo voglio sentire, ma tantissimi, tantissimi. Ora devo dire, io ho una formazione parodontale perché io sono cresciuta in uno dei più grandi e tosti studi parodontali italiani. Quindi la Francesca, mia. giusto è della Toscana, di Firenze, giusto per vedere, localizzarti di dove sei. Sì, io sono di Firenze, sì. E quindi io sono veramente una talebana dell'igiene orale, però devo dire che questa è veramente la soluzione a tutti i problemi, anche a livello sistemico. Quindi se noi andiamo per esempio avanti parlando delle alterazioni ormonali, si diceva il discorso della menopausa. La menopausa che cosa succede? Succede che questi grandi sbalzi e il fatto che poi a un certo punto alcuni ormoni proprio non li vedi più, ecco che intanto c'è una grossa attivazione di alcune cellule che sono deputate alla distruzione dell'osso, che si chiamano osteociti. Questi osteociti che cosa fanno? Sono quelli che poi ci possono portare, soprattutto a noi donne, ma anche agli uomini, perché i meccanismi sono simili. Nell'uomo alcune cose sono un pochino più rallentate. Possono portarci all'osteoporosi. Ne avete sentito parlare, tutti sentiamo parlare del fatto che andando avanti con l'età, comunque tendiamo ad avere osteoporosi. Osteoporosi significa queste celluline che distruggono il tessuto osseo e lo rendono poroso. E questo si verifica anche a livello gengivale. Se io poi in più non mi so lavare i denti bene, quindi ho un accumulo di placca batterica, quindi di batteri che incentivano ulteriormente l'attivazione di queste cellule, ecco che capite bene che la situazione è completamente fuori controllo. Il caso, Petra, io continuo ad andare avanti, poi se tu mi vuoi fermare, Ti ascolto ok. perché è super interessante, assolutamente. Grazie mille. Nessuno dorme, vero? Vediamo se. E, no, il mondo dell'odontoiatria, cioè io l'adoro, veramente, non so se si capisce, ma lo adoro, è bellissimo e veramente a volte con poca consapevolezza si cambia il corso della vita dei pazienti. Oggi purtroppo, devo dire, si sente molto parlare di implantologia, se ne sente parlare troppo. Considerate che noi abbiamo dei meravigliosi denti, delle strutture perfette che se tenute nel modo corretto
e se ci mettiamo nelle mani di chi sa di che cosa si sta parlando e non ci vuole vendere qualcosa di diverso, questa veramente è la cosa migliore che noi abbiamo. Quindi, tornando al discorso, dunque vi dicevo, sì, allora, il discorso dei batteri, e quindi per questo è così importante fare le sedute di igiene professionale. Il mio consiglio, come vi dicevo, giusto per darvi un po' un range, abbiamo detto, bambini fino ai 25 anni più o meno, diciamo ogni 6 mesi, una volta ogni 6 mesi. Ovviamente quando ci sono le fasi di ortodonzia, sia per gli adulti che per i bambini, ortodonzia significa apparecchi ortodontici, cioè sovrastrutture che rendono estremamente complessa l'igiene. E quindi ecco che lì, se noi non vogliamo arrivare alla fine della terapia parodontale con i denti belli dritti, ma magari abbiamo sviluppato malattia parodontale, carie, infiammazione gengivale, eccetera, eccetera, l'igiene lì va fatto molto più ravvicinato. Siamo arrivati, diciamo, verso i 30 anni. Dai 30 anni in poi io diciamo che cerco di far accorciare un po' questo tempo. Ovviamente dipende dalla bocca del paziente, quindi è il medico che vede, io ho un paziente che non ha particolari problemi, che comunque ha capito come tenersi pulita la bocca, forse può anche andare avanti ancora un po' ogni 6 mesi, ma poi inevitabilmente si arriva una volta ogni 4 mesi. Perché questo, come vi dicevo, ci consente di non avere mai una carica batterica troppo alta in bocca. Volevo dirvi, riguardo a quella foto che abbiamo visto, che spero non abbia turbato troppo, ma vi abbia fatto magari accendere. Esatto, accendere qualche campanellino perché magari potete anche osservare i vostri cari, non solo voi, potete anche spingere vostro marito, i vostri figli a osservarsi allo specchio, perché ripeto, la malattia parodontale si può avere praticamente quasi a qualunque età, si può avere anche da bambini. Esiste la parodontite giovanile, che è una parodontite particolarmente aggressiva, non molto frequente per fortuna, però ad esempio i primi segni di malattia parodontale si possono avere durante l'adolescenza, cioè quelle belle bocche che noi vediamo con tutte le gengive gonfie, dove c'è il bambino ribelle che non vuole lavarsi i denti. Ecco, quello è già il punto di partenza della malattia parodontale, che poi si potrà manifestare tra i 35 e i 40 anni con le gengive retratte, eccetera, eccetera. Tornando alla paziente di prima, vi dicevo, la sintomatologia della signora non c'era, cioè lei stava proprio bene, aveva una litosi terribile. Sì, esteticamente aveva visto qualche spazzettino nero, però non si era posta il problema di dire ok, devo fare qualcosa, proprio perché non era abituata a guardarsi allo specchio. Come vi dicevo prima, tutti i pazienti che entrano nel mio studio gli viene fatto sempre una sequenza di foto che servono sia a me per ovviamente valutare il caso nel tempo, perché poi io non mi ricordo com'era il paziente all'inizio, Certo, né il come vedi prima paziente. e dopo la prima Esatto. parte, Come poi fai tu? Come a distanza fai di tu? qualche Esatto. Perché questo mi serve soprattutto per far vedere al paziente qual è la sua situazione. E vi tempo. Certo. giuro, le facce che sbiadiscono quando vedono ciò che hanno in bocca è incredibile. E quindi ti rendi conto che non sai che cosa ti sta succedendo. È per questo che sono così puntigliosina, diciamo, nel discorso dell'igiene orale e nello Ma spazzolamento. infatti qualcuno scrive che solitamente si va dal dentista solo quando provi dolore, quando hai qualche problema reale e se hai, ad esempio, solo colorito o qualche gonfiore, raramente qualcuno va dal Aspetto, dentista per queste cose. è vero, questa però è una cultura molto italiana, perché io lavoro anche molto su pazienti stranieri e per esempio gli americani arrivano che uno dice, e adesso che faccio? Perché è talmente tutto perfetto, che cosa posso fare? Perché c'è questa mentalità proprio della prevenzione. È per questo che io lavoro molto sui bambini, che faccio anche i webinar per i bambini, sono super attiva, i laboratori in studio, proprio perché devono imparare a prendersi cura della loro bocca. E ripeto, in questo modo si spende molto meno biologicamente, perché non perdo tessuti, molto meno ovviamente a livello anche economico. Quindi lo dico contro il mio interesse, ma va benissimo. E quindi sempre la prevenzione, quindi non aspettate per favore. Allora, Vediamo qualche domanda intanto, sì, poi e poi passiamo sì. allo spazzolamento. Allora, vediamo un po' le Allora, domande. vediamo. Beh, all'inizio c'era qualcuno che chiedeva pareri sullo spazzolino elettrico. Avevo visto una domanda sull'amalgama. Sì, quello era ancora Sull'amalgama di dopo. metallo. Aspetta, Ok. c'era allora.
Allora, io uso lo spazzolino elettrico, mi trovo bene. Lei lo consiglia? E qua c'è un altro spazzolino elettrico e lavo i denti con la bocca chiusa. A bocca chiusa. Allora, Quindi, cosa ne pensi dunque, dello spazzolino elettrico? io non sono una grandissima sostenitrice. Non sono una grande sostenitrice perché lo spazzolino elettrico ti dà la sensazione con tutte quelle vibrazioni. Io ho portato una testina, giusto per se volevate vedere un po' come funzionava. Però non sono una sostenitrice perché ti toglie quella parte di consapevolezza e di necessità di osservare i propri denti che tu attribuisci allo spazzolino. Tanto è lui che si muove, fa tutto questo rumore, tutto il dentifricio che spruzza tutte le parti, ti dà questa sensazione di grande pulizia. In realtà, che cosa si è visto? Che anche gli studi stessi, ma studi compiuti su un grande numero di persone, quindi studi molto attendibili, in realtà ti dicono che se il paziente viene istruito nel modo corretto, è molto meglio utilizzare lo spazzolino manuale, perché però devi essere istruito a farlo. È per questo che io, tu pensa, quando il paziente viene da me, entra in cura da me, io gli faccio proprio una lezione sulla metodica di spazzolamento, una lezione su come sono i tessuti del paziente, e proprio perché il paziente deve capire come è fatto. Poi da lì si può andare avanti. Lo spazzolino elettrico io lo consiglio solo quando ci sono problemi di manualità, quindi un paziente parkinsoniano, perfetto, un paziente che ha un handicap manuale, perfetto, o il bambino che proprio non vuole assolutamente spazzolarsi i denti, non sono d'accordo, però diciamo può essere un tramite per poi portarlo a prendersi cura della sua bocca. Però in linea generale diciamo che non sono una grande sostenitrice, proprio perché non riesci nemmeno a capire cosa stai facendo. Ma qualora qualcuno lo volesse utilizzare, io mi faccio sempre aiutare dalla mia amica bocca, che è questa, aspetta che la metto qui, la mia amica bocca, che è questa qua. La mia amica bocca, allora, lo spazzolamento si fa intanto, sentivo qualcuno con la bocca chiusa, no, la bocca sempre semiaperta, aspettate che devo mettermi davanti alla tettaia. Se proprio volete utilizzare lo spazzolino elettrico, voi considerate, questa è solo la testina ovviamente, che vi dovete andare a cercare l'ultimo dente, ok? Quindi intanto consapevolezza, dov'è il mio ultimo dente? Laggiù, me ne manca uno, ci sono degli spazi, quindi intanto osservate prima molto bene la vostra bocca, dopodiché si va a cercare l'ultimo dente, ci si posiziona e di solito la testina dello spazzolino tende ad oscillare, quindi si rimane fermi per qualche secondo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, quindi non va usato muovendolo così, ma bisogna solo rimanere fermi sui denti, ok? Eventualmente fare una minima oscillazione. E anche non fare troppa pressione. Io non lo uso lo Esatto, spazzolino, sì. Certo, ma anche stare attenti a non premere, che rischi di. questo sarebbe, certo, questo infatti l'avrei detto, hai fatto benissimo, grazie Petra. Un altro dei problemi molto grossi è quello di premere, di usare forza. Intanto, allora, lo spazzolino se io premo si ferma, questi spazzolini qui elettrici si fermano, quindi il paziente è portato a usare poca forza. Il problema però qual è? È che siccome lo spazzolino gira a un numero di giri molto elevato, non vai a pulire vicino alla gengiva, che invece è l'unico punto che a me interessa per la prevenzione della malattia parodontale. È proprio l'unico, andare tra dente e gengiva. E quindi ecco che anche in questo caso, quando il paziente viene in studio, che cosa succede? La prima cosa, una delle prime cose che facciamo dopo la lezione, io metto a tutti il rivelatore di placca. Ora non abbiamo messo le foto, però il rivelatore di placca è un liquido rosa che colora in modo selettivo la placca più vecchia, che è tanto tempo che è sui denti, rispetto a quella più giovane. Quindi ci sono tante gradazioni di rosa che ci fanno capire qual è la placca più vecchia e da Perché a quella più me giovane. alle scuole elementari, che io avevo lezione fino alle 4 del pomeriggio, e dopo pranzo dovevamo lavarci i denti e ci facevano anche, ci davano del liquido, insomma, che ti colorava i denti Lui. per capire se te li sei lavati bene. Esatto. E io lo faccio a tutti a tappeto, anche se viene l'omone alto 2 metri, si mette il rivelatore. E quello è uno step obbligatorio.
Perché la gente dice no, ma come? Ma io Ma dove li chiedo. compri? Scusami, che poi dalle elementari poi non l'ho mai usato. Le trovi in farmacia? Dove trovi questi rivelatori? Allora, il rivelatore di placca lo trovi in farmacia nelle compressine che però non colorano molto bene. E altrimenti purtroppo lo abbiamo noi dentisti e basta, perché non viene venduto. È una cosa strana, ma non viene venduto nelle farmacie. Invece sarebbe veramente un toccasana. Ci vorrebbe quello liquido, perché quello liquido concentrato colora qualunque cosa. E quindi ti dà veramente la percezione di ciò che sta avvenendo nella tua bocca. E quindi appunto dicevo, con lo spazzolino elettrico, sempre, 99,9% delle volte, i denti magari sono puliti a specchio nella parte centrale del dente, quella più piatta, perché lì lo spazzolino funziona bene, e poi hai la placca tra dente e gengiva e tra dente e dente. E quindi a me non serve tanto, ecco, quindi preferisco non consigliarlo in questo senso. Però se il vostro dentista vi ha consigliato di utilizzarlo, io non voglio andare contro, ovviamente, probabilmente avrà valutato che è necessario fare così. Ecco. Allora, per quanto riguarda in. Poi ci mostrerai anche lo Certo che spazio sì, corretto. certo. Allora, vediamo ancora altre domande. Qua vedo che hanno scritto parecchio. Sono attivissime, ma fantastico. Allora, siamo rimasti qua. Uno dice che lui fa la pulizia a Natascia ogni 6 mesi. Io ho aspettato troppo tempo, ho dovuto fare 4 impianti. Volevo Aspetta. sapere. Vorrei dire una cosa, scusami. Ovviamente te l'avrà sicuramente consigliato anche il tuo medico che ti segue. Occhio, perché gli impianti sono molto più delicati rispetto ai denti naturali. Come abbiamo visto nel disegno, nel primo disegno che vi ho fatto vedere, il dente è ancorato ai tessuti che ci sono attorno da tutta una serie di fibre. Bravissima, da tutta una serie di fibre collagene, cosa che l'impianto non ha, non ce l'ha. Quindi l'impianto è una vite avvitata nell'osso. Ecco, che cosa succede? Che non avendo queste strutture, queste fibre che svolgono la funzione protettiva, i batteri arrivano molto più velocemente a poter colonizzare le spire dell'impianto. Questo vuol dire che se prima facevate l'igiene ogni 6 mesi, adesso dovete fare l'igiene molto molto più frequentemente, soprattutto se siete portatori di impianti. Mi raccomando, questa è una cosa che spesso non viene detta, perché si tende a pensare che l'impianto sia un qualcosa che tanto no, non è vitale, per cui non ha bisogno di essere mantenuto più di tanto. Invece è veramente delicato. E quello che succede è che poi puoi perdere l'impianto, solo che a quel punto hai perso tantissimo osso. Quindi la malattia parodontale, che sul dente si chiama parodontite, sull'impianto si chiama perimplantite, ma è lo stesso processo. Allora, poi c'è Maria Teresa che chiede cosa ne pensi delle amalgame in piombo? È vero che fanno male? Allora, se mi permetti, c'è una diretta sulla mia pagina dove spiego tutto per filo e per segno, perché è un argomento abbastanza ampio. Diciamo che fin tanto che non sono infiltrate, le puoi anche tenere, perché comunque è un materiale inerte, quindi non è che il mercurio va in giro per il nostro organismo. Se però queste amalgame cominciano a scheggiarsi, a rompersi, ad infiltrarsi, perché le amalgame venivano fatte tanti tanti anni fa ed è stato un materiale meraviglioso, però essendo un metallo, con il caldo e con il freddo tende a modificarsi, quindi si possono creare delle fessure tra il dente e l'amalgama, lì entrano i batteri, si possono creare delle carie e quindi ecco che in quel caso lì vanno rimosse, ma vanno rimosse in un modo particolare. E tutta questa parte qui, diciamo, la potrete trovare su una diretta, non mi ricordo che numero sia. Certo, poi alla fine Però do possono andare nella sezione video e cercano proprio quella dove c'è il titolo dell'amalgama dentale, così vi viene spiegato tutto, anche la parte, diciamo, con gli articoli, in modo da diciamo, confutare quello che dico. Poi c'è qualcuno che usa lo spazzolino ad ultrasuoni, che neanche non Sì? so cos'è. Senti, è sempre uno spazzolino elettrico, solamente che ha dei movimenti che oscillano dal basso verso l'alto. Andava di moda un po' di tempo fa, io non lo consiglio. Non lo consiglio. Diciamo che il concetto è quello che dovrebbe muovere, come dire, dovrebbe creare un grande passaggio di ossigeno sotto gengiva. In realtà, col tipo di movimento che fa, butta sotto la gengiva la placca e quindi si è visto poi in realtà che è molto negativo. Qualcuno scrive che quando va dal dentista ha paura che si spezzino i denti. Ma l'ho visto, ma Continuano.
No, ma noi generalmente siamo abbastanza sobri quando lavoriamo, non dovrebbe succedere questo se il paziente magari sta fermo. Però queste paure io vorrei invitare a parlarne con il vostro dentista. Ditelo che avete questo timore. A me è successo qualche giorno fa, pensate, un bambino che io ho in cura da quando aveva 4 anni, adesso ha 15 anni, quindi da sempre, da sempre. E lui viene solo da me, quindi fanno non so quanti chilometri perché io ho uno studio che è leggermente fuori Firenze. E il babbo prende e lo porta. E lui mi diceva: Io dicevo, Giacomo, ma perché tu quando eri piccolo, la prima volta che ci siamo conosciuti, lui aveva delle carie tremende, era un bambino piccolissimo, stupendo, con questi occhioni celesti, mi guardava e non c'era versi di fargli aprire la bocca, una cosa mi faceva morire. E quindi io a un certo punto ho detto: Ma adesso che sei grande, dico, ma mi dici perché non aprivi la bocca? Che cosa c'è che ti spaventava? Dice: Ti dirò. Adesso è grande, c'è anche la voce da uomo. Cioè, ti dirò, io avevo il terrore che ti cadessero gli strumenti nella mia bocca e che tu non riuscissi a aprire. Pensa a te, non ci sarei mai arrivata. Quindi parlatene con il vostro dentista, perché noi siamo ignari di tutte le paure che a volte magari involontariamente anche vi provochiamo, o anche i miti e le leggende che si tramandano di tutti noi dentisti cattivi. Per cui parlatene pure, perché è sempre la cosa migliore, perché anche per noi crea molta ansia, no? Lavorare su un paziente che lo vedi che è teso, che ti guarda, che è spaventato. Invece il sogno di tutti noi, non solo il mio, ma di tutti noi colleghi, è quello di avere pazienti che si fidano, che sono sereni, perché si lavora meglio. Certo. Allora, poi un'altra domanda. Si può fare anestesia sopra e sotto per 3 volte all'anno, ogni 4 mesi? Sì, l'anestesia è un farmaco, quindi viene eliminato e viene metabolizzato nel giro di 1 o 2 ore a seconda dell'anestesia che viene utilizzata. Quindi sì, assolutamente, probabilmente, ora non ho visto chi è, ma insomma chi ci scrive questo messaggio è qualcuno che ha un problema parodontale, che ha forte sensibilità e quindi sì, sicuramente si può fare l'anestesia, anzi è necessario farla perché altrimenti il medico o l'igienista dovrebbero essere più, diciamo, superficiali nel loro lavoro e questo assolutamente non va bene perché se io ho una tasca, cioè uno spazio che si è formato tra dente e gengiva, che voi dovete immaginare come la tasca di un vestito, uguale, che si forma tra il dente e la gengiva e che si riempie di batteri, uguale alle tasche dei nostri vestiti. Quindi lì dentro bisogna che l'igienista vada a pulire bene, quindi se c'è sensibilità va benissimo. Io per esempio tendo a usare un po' meno anestesia perché uso la sedazione cosciente che abbino e quindi con la mascherina, col protossido d'azoto e con la sedazione cosciente io già innalzo molto la soglia del dolore, quindi ho bisogno solo di fare dei piccoli ritocchi e questo già è una, diciamo, un'altra alternativa. Poi chiedono un metodo efficace per lo sbiancamento dentale, visto che ti vedono a te con questi denti bianchissimi. C'è Chiedono una diretta anche su quello, una così vi diretta. spiego tutto. No, Andate a guardate vedere che tutte poi le dirette perché no, è vero, sono molto molto perché è interessanti, più trovano lì tante risposte a tante domande che comunque fanno. esatto, perché sono argomenti lunghi, nel senso che io vi posso dire io ho fatto su di me lo sbiancamento dentale, anche perché io tutto quello che posso provare prima di farlo provare ai miei pazienti lo testo su di me. Gli impianti non l'ho provati ancora, ma insomma. Però perché volevo rendermi conto delle sensazioni, delle procedure, eccetera. Essenzialmente va fatto uno sbiancamento in studio, quindi professionale, con un protocollo ben corretto ed è il medico che deve valutare se è possibile o meno effettuare lo sbiancamento. Comunque in quella diretta di cui vi parlavo trovate tutte le indicazioni e tutte Quindi le possibilità. noi fai da te che spesso si vede pubblicità per comprare tipo No, cose là, no, no, visto no, no, no. cose strane. Guarda. Ieri sera ho registrato proprio un video su questo argomento qui perché chi fa il fai da te non sai che danni si provoca perché su Amazon o su altri siti puoi comprare qualunque cosa, ti arriva una siringhina che è simile a quella che abbiamo noi, che uno dice guarda Ganzo, io l'ho pagata 10 euro e lì costava molto di più. Non sai che cosa c'è dentro, non hai il numero di lotto, non sai niente, quindi ti metti in bocca qualcosa che... Siccome abbiamo provato con dei colleghi a verificare, per esempio, con il piaccometro il grado di acidità, una di queste siringhine aveva un pH 2, cioè te ti metti il succo di limone sui denti per tutta la notte, che significa che li distruggi. Quindi c'è cioè, una roba seria. E quindi no, fai da te no, anche perché ci vuole comunque una diagnosi. A priori che ti dica sì, lo puoi davvero fare oppure no, non lo puoi fare e dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Non si può sempre fare lo sbiancamento. Poi chiedono se i colluttori disinfettanti servono.
No, no. Allora, il colluttorio generalmente abbassa lievemente la carica batterica, ma come abbiamo ormai capito, il nostro problema non è tanto nel cavo orale in generale, ma è tra dente e gengiva. Quindi tra dente e gengiva il colluttorio non ci entra. Quindi un colluttorio disinfettante vero è quello che noi medici usiamo in studio, che è a base di clorexidina, allo 0,12% generalmente, e che serve proprio per agire sia sui batteri, diciamo su tutti i batteri, gram positivi e gram negativi, che sono essenzialmente le due grandi famiglie che provocano appunto infiammazione gengivale. Quindi il colluttorio, se lo volete usare perché siete abituati, usatelo sapendo che non vi risolve il problema. Poi chiedono idropulsore se è utile usarlo. Io lo sconsiglio. Lo sconsiglio a meno che, se proprio ce l'avete lì, che Cos'è l'idropulsore? Io proprio. l'idropulsore è una specie di penna, diciamo, è una Ah, specie di doccetta interdentale, esatto, che spruzza l'acqua. no, ok, non sapevo. È come uno sciacquo. Sì. Solo qual è il problema? È che mediamente chi ce l'ha lo usa al massimo della potenza. Vediamo se chi ce l'ha mi dice un pochino a che potenza la utilizza. Di solito viene usata al massimo e questo può provocare degli ascessi, perché io sparo i batteri in profondità sotto gengiva. Quindi, se ce l'hai, usalo al minimo della potenza, come se fosse uno sciacquo normale. E quindi capisci che non ha molto senso. Poi scrive Valeria che non ha carie, è fissata anche lei con l'igiene orale, ma spesso si formano macchie nere sui denti. E la sua igienista le ha detto che sono dei batteri che solitamente si formano sui denti dei bambini, ma io sono adulta, c'è un rimedio efficace? No, purtroppo non c'è rimedio efficace. Si chiamano degli attinomiceti, sono dei batteri cromofori colorati di nero, insopportabili, ha ragione, perché si attaccano anche nelle zone estetiche, soprattutto vicino tra dente e gengiva. Vediamo il lato positivo, c'è sempre un lato positivo, che sono dei batteri che generalmente proteggono dalle carie, cioè antagonizzano quelli che sono i batteri che fanno venire le carie. Quindi, diciamo, se vogliamo trovare un vantaggio è questo, però non c'è, ti prego, non usare paste abrasive fatte a base di bicarbonato, sale, acqua ossigenata, no, non usate niente di tutto questo perché vi graffia i denti, al momento magari possono sembrare un pochino più bianchi, smacchiati, ma poi si graffiano e quindi si macchieranno in una maniera pazzesca e lì poi è irreversibile perché il bicarbonato è durissimo. Ok, oh, qua dice Corinna che lei alterna lo spazzolino elettrico con quello manuale, nei denti in fondo arrivo meglio con lo spazzolino elettrico. Può essere, però forse è più una tua sensazione. Ora poi vedremo insieme la metodica di spazzolamento e vediamo se riesci a vedere meglio. Comunque sia, anche chi usa lo spazzolino elettrico, come abbiamo detto prima, deve guardarsi allo specchio e capire dove effettivamente sta posizionando lo spazzolino e cercare di metterlo più vicino possibile alla gengiva. Poi c'è una che dice, scrive che ha un'amalgama che si è spaccata pochi giorni fa e deve fare particolarmente attenzione, chiede se Eh deve. sì, decisamente, perché ora dipende da come si è spaccata e se si è spaccato anche il dente, però probabilmente lo sentiresti. Fai attenzione affinché, insomma, cerca di tenere più pulito possibile e appena ci consentono di ritornare a lavorare, buttati subito dal dentista perché potrebbe venirti un problema più grave. Quindi se i batteri sono penetrati vicino alla polpa del dente, a un certo punto ti viene un forte dolore e quindi a quel punto il dente va devitalizzato. Quindi le amalgame sono sempre un po' problematiche per questo motivo. Una chiede se è utile utilizzare lo scovolino tra i denti. Cos'è? Cioè, sto imparando cose nuove. Si Eccolo termini. qua, lo Ah, quello! scovolino. Non sapevo si chiamasse scovolino. Sì, Proxa Brush, lo scovolino, insomma, è un po' più casalingo come termine. Allora, lo scovolino, aspetta perché non mi trovo con la telecamera, ok? Allora, lo scovolino va usato così, tra un dente e l'altro. Vediamo se riesco a farvi vedere. Sì, Vediamo così, perfetto. ecco. Allora, qui tra un dente e l'altro deve essere utilizzato così. Diciamo che nella zona estetica sarebbe meglio di no, perché schiaccia le papille, schiaccia questa parte di gengiva tra un dente e l'altro e quindi vi può dare origine a quei triangoli neri di cui abbiamo parlato prima, proprio perché abbiamo traumatizzato la gengiva. Quindi nella zona estetica, se non hai degli spazi molto ampi, sarebbe opportuno utilizzare il filo interdentale. Ma anche su questo c'è una diretta. Poi chiedono ogni quanto va cambiato lo spazzolino.
Allora, tiriamo fuori la nostra La terza terza volta, immagine. infatti, allora qua. Ok. Allora, qui vedete due spazzolini. Ok, allora vedete due spazzolini. Uno è nuovo, quello con le setole belle, dritte, tutte parallele l'uno all'altro. L'altro invece è uno spazzolino usato, ma usato male, usato facendo troppa forza. Il tema è importante perché, come accennava anche prima Petra, tutti noi abbiamo l'idea che se spazzoliamo con forza possiamo essere più efficaci. Quindi se uso tanta tanta forza riesco a pulire meglio i denti. No, no, non è vero. Io faccio sempre il paragone della scopa a casa. Dico, se tu devi spazzare per terra con la scopa e vedi che c'è tanta polvere, schiacci forte forte la scopa, ma se tu fai così che cosa succede? Che le setole si aprono e quindi in realtà non sei più efficace, sei molto molto meno efficace. Per cui non devi usare forza, la stessa cosa si verifica sui denti. Quindi noi vediamo lo spazzolino aperto, vedete con le setole tutte aperte e schiacciate, e lo spazzolino nuovo. Adesso vi chiedo di osservare lo spazzolino che avete preparato e che avete in mano e guardare a quale delle due categorie appartiene o se è magari una via di mezzo. Petra, guarda se vuoi ritornare. E quindi dicevo, lo spazzolino appunto con le setole divaricate va buttato subito, come vi ho scritto lì in rosso con la faccina con la morte secca, perché? Perché a quel punto non solo non spazzola bene, ma traumatizza i tessuti molli. Quindi, da una parte la pressione che noi usiamo, abbiamo detto che schiaccia lo spazzolino, quindi dello spazzolino come della scopa, più banalmente, cos'è che funziona? Funziona la punta. Quindi se io la punta tutta arrotondata, i nostri spazzolini, c'hanno tutta questa tecnologia con le setole belle arrotondate, se noi la schiacciamo usando troppa forza, è inutile, possiamo usare qualunque cosa. Invece Certo. lo spazzolino deve essere utilizzato delicatamente, si appoggia sulla superficie del dente, in modo tale da disgregare quei pochi batteri che aderiscono alla superficie del dente e poterli asportare facilmente. Quindi Se questo... non c'è un periodo di tempo, ma bisogna proprio osservare lo spazzolino, perché magari a qualcuno Allora, il periodo di tempo, se uso la pressione giusta, che adesso vi dico qual è, dovrebbe essere 3 mesi. Uno spazzolino buono, usato nel modo corretto, può arrivare a durare 3 mesi. Se invece uso troppa forza e vedo che dopo 10-15 giorni è già con le setole spiaccicate, non va bene. Non va bene perché vi state danneggiando i denti, vi state creando delle recessioni, state lasciando lì la placca perché non la togliete e quindi è tutto negativo. A me Quindi... sembra che duri molto di più di 3 mesi. E che Ass sì, ma che durezza bisogna? Perché ci sono medio, più morbido? Allora, lo spazzolino duro non va mai usato No, questo. perché è come comprare la scopa di saggina per togliere la polvere sottile da casa. Perché con questi paragoni un po' casalinghi li capiscono anche gli uomini, eh? Almeno una volta nella vita avranno spazzato anche loro. Quindi, se c'è la polvere fine, appunto lo spazzolino con la, scusate, se c'è la placca, voglio dire lo spazzolino duro non va bene perché danneggia i denti e la placca la lascia lì come la polvere sottile per terra. Quindi le setole normalmente vanno prese medio morbide, non morbide, non dure, medio morbide. Ok, poi chiede qua Giovanna come pulire i denti dei bambini di 2 anni. Lei ha un nipotino che gioca con lo spazzolino, lo succhia, ma non vuole spazzolare. Allora, questa cosa qui no, va comunque c'è una diretta anche su questo, da parte degli scherzi, perché anche lì è un discorso abbastanza ampio anche su come proporre lo spazzolamento. Certamente non fate giocare per favore i bambini con lo spazzolino, cioè lo mordicchiano, lo succhiano, quello non vale come spazzolamento. Lo spazzolamento è adesso ti spazzoli i denti, portalo da un dentista, da un pedodontista. Lo specialista dei bambini è il pedodontista. Io, se posso, sconsiglio di portarlo dal vostro dentista degli adulti, perché a parte, diciamo, io che ho una formazione un po' particolare, anche perché sono la prima di 6 fratelli, quindi comunque di bambini ne ho sempre avuti, e, però a parte io che ho questa specializzazione anche in pedodonzia, normalmente il dentista dell'adulto non sa come prendere il bambino, che è proprio tutta un'altra cosa, cioè non è un adulto piccolo, allora mettiti seduto, apri la bocchina, no, non funziona così. Il bambino devi proprio portarlo attraverso il gioco a un certo punto sarà lui che ti chiederà di sedersi e quindi c'è tutto un approccio completamente differente. Per cui io ti consiglio di scegliere un pedodontista della tua zona e di appunto farti indicare come fare. Però non lo fate giocare con lo spazzolino perché rimane un messaggio negativo. Cioè,
Ecco, quello non vale come spazzolamento. Poi chiedono, soffro di bruxismo, ho cambiato 3 byte in giro di 6 mesi, adesso ne ho uno, secondo te devo averlo più spesso, onde evitare di spezzarlo? Bisogna che ne parli con il tuo medico, che probabilmente cambi il tipo di materiale o il tipo di byte. E comunque controlli se ci sono dei precontatti, se c'è qualche problema a livello proprio di come chiudi la bocca. E poi fare un po' di yoga, anche yoga facciale. Sì, perché Perché infatti attenua le tensioni, perché se uno soffre di bruxismo vuol dire che stringe tanto e con lo yoga. ha i masseteri ipersviluppati, quindi i masseteri sono queste fasce muscolari che ancorano appunto la mandibola al resto del cranio e che sono dei muscoloni giganteschi, quindi se vanno in ipertensione quelli distruggono qualunque cosa, distruggono i denti, distruggono l'apparecchio e tutto, però va fatto un po', diciamo, un inquadramento un pochino più ampio che non solo cambio il byte e, ecco. Allora, poi c'è Ok, allora io passerei alla l'ultima metabetica. domanda, sì, Sì, l'ultima scusa. domanda che c'è, che chiede Maria Laura, per chi ha problemi di parodontite, che setole utilizzare? Medie, morbide? Sempre quelle medie. Quello spazzolino che vi ho fatto vedere prima è proprio quello che si consiglia proprio per i pazienti parodontali. Ovviamente il discorso dello spazzolino, anche qui ci sono delle indicazioni sulla pagina, perché sono tutti macro argomenti che poi si può rispondere in modo molto veloce, ma in realtà poi non si risolve il problema. Lo spazzolino, voi immaginatevi quando andate al supermercato che c'è una parete con migliaia di spazzolini e dice: e ora che scelgo? Scelgo quello più carino di solito, che magari non è proprio quello più utile e che funziona meglio. Quindi lo spazzolino che noi parodontologi tendiamo a consigliare è uno spazzolino estremamente semplice ed è quello che vi ho fatto vedere nella foto, che poi è questo qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere, che Di lato, anche così, sì. Allora, ce ne sono di varie dimensioni, per esempio io ad qui. esempio questo che è catturato dalle forme, dal colore che è il mio colore preferito. E Classica. poi tutte cose in mezzo, no? Ecco, vedi, mi sono persa alcune tue dirette. Te la mando, te la mando. No, giusto far vedere anche Senti. cosa si ha a casa, Esatto. perché Allora. Esatto. uno che vede il tuo magari pensa è troppo semplice, non va ad No, lavorare. ma è giustissimo. Infatti, per questo ti dicevo, infatti questo non lo trovi al supermercato, questo lo trovi in farmacia, perché non lo compra nessuno, perché se non te lo consiglia il dentista, tu paziente o cliente, chiamiamoti quando sei al supermercato, vedi questo e dici: ma questa è una schifezza. Invece quello che ha tutte le setole, i pezzi di plastica, i luccichini e tutta la forma così a onda è fighissimo. Il tuo è fighissimo, però il mio funziona meglio. No, giusto. No, lo sto mettendo a ridere, ovviamente, però è un problema serio perché giustamente il paziente appunto va al supermercato perché dove vai? Non ti viene da andare in farmacia a meno che non te lo dica il tuo medico. Quindi allora, quello che consiglio io, poi ognuno fa ovviamente come vuole, questo è solo un mio consiglio e quello che poi, questo è uno spazzolino che consigliano tutti i parodontologi, cioè chi si occupa di parodontologia, di malattie parodontali. Lo spazzolino fondamentalmente deve essere semplice, non deve avere grandi angolazioni, deve essere con il manico coassiale, senza angolazioni particolari, deve avere la dimensione della testina che sia idonea per la bocca, quindi se uno ha una bocca molto molto piccola, una signora con la bocca piccola usa, aspetta, questo spazzolino qui, che è più piccino, vedete? È più piccino. Questo si chiama 409, questo si chiama 411. Beh, se volete vi dico anche la marca, ma insomma, comunque è molto molto semplice e questo si trova in farmacia. Qual è la caratteristica di questo spazzolino? La semplicità, ma in realtà la definizione delle setole, la punta delle setole sono rifinite in un modo particolare, proprio per non danneggiare i denti. E poi vedete, non so se riesco a farvelo vedere, vediamo qui, ha questa sezione arcuata. Forse si vede meglio dalla foto che avevamo detto. Cioè vedete che c'è questa parte centrale che è più alta. Va bene? Forse qui lo vedete. Scusa, ma non mi riesce con questa telecamera, sono abituata al telefono. Quindi c'è la fila centrale che è leggermente più lunga. Questo fatto di avere questa forma a schiena d'asino, che cosa ci consente? Ci consente di fare una cosa molto furba. Ossia, quando abbiamo la nostra bocca,
così, noi appoggiamo lo spazzolino, diciamo a 45 gradi, e adesso io vi consiglierei proprio di provare con me. Prima guardate me e poi lo fate voi. Quindi andate a cercare l'ultimo dente. Ovviamente lo spazzolino sarebbe girato così, ma forse vi do noia con la telecamera, quindi io lo metto così. Le setole si posizionano a 45 gradi rispetto alla superficie del dente. Perché questa cosa così strana? Perché il dente ha una pancia, non è piatto. Quindi io voglio andare sotto la pancia del dente per inserire le setole leggermente tra dente e gengiva, dove abbiamo detto che i batteri iniziano la colonizzazione e poi staccano progressivamente i tessuti, provocando la formazione di quelle tasche parodontali di cui abbiamo parlato. Quindi posiziono lo spazzolino e faccio dei piccoli movimenti. Non spiacci con lo spazzolino, ma mi appoggio. Dimmi se si vede, Petra. Sì, Mi si può appoggio. vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè io faccio due denti e rimango qui ferma su questi due denti e conto fino a 6. 6 movimenti vibratori delicati, perché io sto toccando la gengiva, che è molto delicata. Fatti questi 6 movimenti destra-sinistra, tiro giù, cioè porto via i batteri, li ho disgregati e poi li asporto. E questo lo faccio in tutte le zone. Mi sposto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ah, quindi L'obiezione. anche il movimento orizzontale, non solo verso giù. Certo, tutte e due, perché se no non funziona. È come un po' se noi avessimo, fatti conto, una macchiettina di vernice. Se tu fai solo così, con la scopa non viene via, ma se tu prima la disgreghi e poi la asporti, ecco che riesci a toglierla. Perché la placca batterica fondamentalmente è un biofilm appiccicoso, è molto viscoso e a seconda poi di quanto è vecchia, tra virgolette, in quella zona, gli strati di batteri aumentano. Quando sono troppo grossi gli strati di batteri e la placca comincia a calcificare, non la levi più, è trasformata in tartaro. Quindi noi dobbiamo fare in modo di arrivare prima che possa trasformarsi in tartaro. Quindi ogni volta che mangiamo, mediamente 3 volte al giorno nei pasti principali ci andiamo a lavare i denti e ci vogliono 2 minuti d'orologio, non ci vuole tanto tempo, 2 minuti d'orologio. Certo, rispetto alla strusciata velocissima con la testa nel lavandino ci vuole un po' di più, ma la strusciata non vale come spazzolamento, è questo che dobbiamo capire. Anzi, a volte è molto più negativa, forse sarebbe anche meglio non farla proprio la strusciata. Quindi, questo abbiamo visto che il concetto fondamentale abbiamo detto è mi appoggio, aspetta, metto qui, 45 gradi tra dente e gengiva, faccio 2 denti per volta, 2 o 3 denti per volta, disgrego e asporto, disgrego e asporto e arrivo fino in fondo, ok? Dobbiamo fare anche la parte interna, quella che la nostra amica diceva, io la faccio meglio con lo spazzolino elettrico, in realtà, aspetta, vediamo se riesco, scusami, perché non riesco proprio da qui a farvelo vedere così. Ecco, così. Allora io guardo allo specchio, inclino sempre le setole, disgrego e asporto. Disgrego e asporto. Va bene? L'unica cosa che cambia, l'unica posizione che cambia, ditemi un po' se state capendo o se devo mettermi in un altro modo. Quindi vorrei vedere un po' di commenti per capire se è chiaro o meno. E l'unica cosa, l'unica posizione che cambia nella parte interna è da canino a canino, cioè considerando questi 3 denti, 1, 2, 3, da 3 a 3, da canino a canino, i denti a punta, in questo caso, siccome la zona è curva, come vedete, quindi lo spazzolino dritto non si adatterebbe, giusto? Allora si usa la parte finale dello spazzolino, questo. Tutti usano questo. No, noi usiamo questo. Quella finale, perché? Perché io metto lo spazzolino aspetta, così, dentro, fuori. E poi vengo giù e se voi vedete il movimento e provate a farlo, vi rendete conto che viene pulito perfettamente il dente, viene pulito fra un dente e l'altro, vedete anche le setole che escono, tra un dente e l'altro e poi seguo l'inclinazione del dente. Dentro fuori, 6 movimenti e 1, 2 e 3. Va bene? Questo perché? Perché gli incisivi hanno dei solchi, se voi passate la lingua, e sentite che è cavo la parte interna del dente. E questo ovviamente fa sì che venga raccolta tantissima placca nella parte interna. Ci sono dei solchi che trattengono la placca, quindi poi si formano le carie tra un dente e l'altro nel settore anteriore ed è un grande peccato anche da un punto di vista estetico. Finisco velocissima per dire anche qui superfici di masticazione, e stessa cosa faremo sotto. Quindi molto rapidamente metterò le setole ve lo faccio vedere qui, a 45 gradi tra dente e gengiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, vi torna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dicono che 1, 2, 3. si capisce benissimo. Perfetto, guardate, è così importante. Qui davanti abbassare il labbro, io che non ho problemi, abbasso il labbro quando mi lavo i denti perché devo vedere dove le posiziono.
disgrego, asporto, disgrego, asporto e via via. Parte interna, stessa cosa, ricordandosi anche qui davanti come abbiamo fatto prima con il tacco, vi prego, non così, perché non serve a niente. Se io invece uso il tacco dentro fuori e poi vengo su e tutto lo spazzolino va a pulire questa zona, che è quella nella quale si forma sempre tantissimo tartaro, perché qui sotto ci sono i dotti escretori delle ghiandole salivari. Le nostre amiche ghiandole salivari. Ultima cosa, superficie di masticazione e la lingua. La lingua. Chiedeva... Esatto, c'è un'amica che ha la lingua a carta geografica. Devo spazzolare anche la lingua perché cattura batteri. Esatto, la lingua va spazzolata proprio perché se noi la guardiamo non è liscia, soprattutto chi ha la lingua a carta geografica o la lingua, un termine bruttissimo, lingua scrotale. Termine fa schifo, però sono quelle lingue molto frequenti che hanno dei solchi molto profondi. In quei solchi lì rimangono i batteri, sono pieni di batteri e quindi magari il paziente è bravissimo, si fa l'igiene, si spazzola i denti, ma ha una litosi terribile. Quindi bisogna andare a spazzolare anche il dorso della lingua e lo si può fare o con lo spazzolino normale oppure con dei grattalingua che sono dei fiocchetti apposta. Sì, sì, sì. L'ultima cosa, se proprio abbiamo il dente del giudizio e non riusciamo ad arrivarci, c'è il monociuffo, che è questo spazzolino qui, che viene proprio utilizzato per andare dietro agli ultimi denti, sempre facendo due movimenti, disgrego e asporto. I movimenti sono sempre due, ricordatevi, disgrego, piccoli movimenti vibratori, asporto. Dico l'ultimissima cosa, il discorso della pressione che abbiamo accennato prima. Voi considerate che persone che usano tanta forza usano oltre 500 grammi e io invito sempre i pazienti ad andare sulla bilancia con lo spazzolino e a provare quant'è la pressione di 500 grammi, che è quella che mediamente viene usata. Dovremmo usarne non più di 150, quindi appoggio appena appena, delicatamente, disgrego e via. Questo funziona. Se io spiaccio con lo spazzolino, non funziona. Ma adesso è chiaro e quindi non lo farete mai più. Francesca, super interessantissima. Avremmo qua ancora tante cose da raccontarci. Magari se hai piacere, se hai tempo, perché lo so che anche tu sei impegnata tra dirette, tra visite urgenti. Emergenze, ora tante emergenze. Se hai piacere, ti inviterei volentieri ancora una volta più avanti per parlare anche... Sì. Volevo parlare di salivazione perché è un argomento anche che ci tengo in particolar modo, ma visto che siamo già a un'ora e un quarto, insomma ci siamo dilungati e volato il tempo, magari possiamo tenere l'argomento per un'altra volta. Certo, fermo resta che vorrei dire l'ultimissima cosa, il discorso della salivazione è molto importante, soprattutto appunto durante la menopausa, perché tendiamo appunto ad avere una riduzione della salivazione e questo vorrei spezzare una lancia in favore dello yoga facciale, dove devo dire è stato proprio visto che c'è un grande aumento, cioè la stimolazione comunque muscolare, la tonificazione dei muscoli fa sì che porti veramente a un miglioramento nella produzione di saliva, che è fondamentale perché è una sorta di disinfettante della nostra bocca. Infatti, per quello volevo parlarti anche di questo, proprio perché chi pratica la yoga facciale, magari non già subito, non dopo due esercizi, ma chi pratica per un po' di tempo, sa che facendo gli esercizi si produce più saliva. E magari questo argomento lo lasciamo per un'altra volta, così vediamo un po' le funzioni della saliva, se serve, non serve, quanto serve e così via. Volentierissimo, volentierissimo. Mi fa piacere. Spero. Sì, così rispondiamo ancora a qualche domanda che magari mi è sfuggita adesso e così io le guardo e le riportiamo per la prossima volta, ok? Perfetto, perfetto. Bene. Ti saluto davvero Petra, grazie mille alle tue amiche fantastiche. Bellissimo, infatti hanno detto qua, stanno facendo tanti commenti, bellissima diretta, sei grazie. Quindi ecco. Ti aspettiamo allora a breve prossimamente, ok? Assolutamente, grazie mille, grazie a tutti e mi raccomando, lavorare i denti. Ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. Allora. E così oggi è stata un po' più lunga la diretta, ma è stata talmente interessante che era un peccato interromperla. Quindi, siccome ci sono ancora tanti argomenti di cui trattare con Francesca, e visto che è disponibile, la invito molto volentieri prossimamente. E niente, noi terminiamo qua oggi, in questo pomeriggio, e vi ricordo, anzi adesso a breve metto un post, perché domani abbiamo di nuovo qui con noi l'ospite Pablo Ardizzone, quindi parleremo di make up o di cura della pelle, quindi metto adesso un post e se avete già qualche domanda da chiedergli, da farli,
potete già scriverla sotto il post, perché l'ultima volta appunto ci sono state parecchie domande, ma non aveva tanta disponibilità, e quindi l'ho reinvitato di nuovo sulla pagina, e se avete appunto già qualche domanda da fargli potete già scriverla sotto i post. Io vi ringrazio, grazie per aver seguito questa diretta, oppure se la stai guardando in differita, e ci vediamo domani sempre alle 5:30 e sempre qua sulla pagina Disinforma. Un abbraccio e a domani. Ciao!